I castelli romani sono una terra arcaica e rurale, ricca di storia e di leggende. Il folklore qui ha dato vita ad un'infinità di racconti sulle proprietà fantastiche e magiche di piante e animali. Il dragone di Lanuvio, il lengolo e l'opetto, le tante erbe di guarigione della farmacopea popolare. Erbario e bestiario fantastico dei castelli romani è lo studio antropologico e la narrazione di questa eredità ancestrale. Abbiamo cercato di ricostruire nel corso della storia appunto dei castelli romani il rapporto che l'uomo ha instaurato con l'animale e abbiamo individuato nelle diverse epoche storiche diverse mitologie legate a diversi culti. Le illustrazioni che ho realizzato per il libro vogliono cogliere il senso della contemporaneità e restituirne quindi uno sguardo sintetico, aurorale possiamo dire, in linea con la mia poetica pittorica. Nel sapere medico popolare l'elemento naturale o comunque l'elemento medico, quindi l'elemento terapeutico, viene sempre arricchito da una dimensione magico-religiosa che invece è del tutto estranea alla cosiddetta medicina ufficiale o la medicina occidentale.